Eccoci qua, ben ritrovati per l'estate in apnea fino a questo momento, per questo mese e mezzo di assenza dei consigli del vostro vivaio. E quindi eccomi qua a restituirvi l'ossigeno cui tanto agognate. L'estate non è finita, fa ancora caldo e soprattutto in libreria, abbiamo riaperto lunedì. Non è che si noti molto il ritorno in città. Poca gente, pochi clienti soprattutto, e questo dovrebbe spingervi, se siete a Napoli e non su qualche spiaggia o su qualche pizzo di montagna o in riva a un lago o dovunque sia, su una nave in crociera, alle Maldive o quello che è, dovrebbe spingere molte di voi a fare una passeggiatina, a vedere come sta il vostro vivaio, come stanno le vostre amiche vivaie, le socie dello staff di Io Ci Sto, e perché no, per comprare qualche libro. La libreria si mantiene ma soprattutto con gli acquisti dei libri, con gli incassi dei libri, e se voi non partecipate in questo modo alla libreria più partecipata d'Italia, ma che partecipazione è? Riduciamo al minimo il pippone iniziale, ne facciamo un pippino, tanto per dire, e partiamo subito con qualche consiglio. Chiaramente anche i distributori, i corrieri e così via se la stanno prendendo comoda in questa fase finale dell'estate, e quindi le uscite, le novità non sono moltissime. E quello che vi proporrò è a cavallo tra qualche novità, qualche riproposta, e comunque, come sempre, sono segnalazioni di libri che sono qui in libreria che vi aspettano e che, secondo il mio modestissimo parere, varrebbe la pena di leggere tra tanta produzione editoriale di questo paese. Cominciamo subito così come cominceremo subito all'inizio della prossima settimana, ritorneremo a fare le presentazioni. E la prima presentazione sarà questa di un libro edito da Einaudi, Claudia Lanteri, L'isola e il tempo. Claudia è una collega, una libraia palermitana, e questo è il suo primo libro. È un libro che ha le atmosfere del giallo, ma è di grande costruzione narrativa, con dei personaggi molto ben definiti nella splendida cornice di un'isola di fronte a Lampedusa, un'isola non meglio identificata, nella quale si svolge una vicenda dai forti toni del giallo. Sull'isola arriva una barca con a bordo un uomo vivo e una donna invece morta. Il racconto del superstite è agghiacciante. Loro erano su una barca a vela abbastanza grande, con una famiglia, marito, moglie, tre figli e loro, e la barca si incendia e si inabissa. Gli unici a salvarsi, almeno all'inizio, sono appunto i due che sono arrivati sulla barca. Purtroppo la donna intanto è morta. Il giallo, più che un giallo, sembra essere semplicemente una tragedia del mare da archiviare come tale, ma il fatto che non si trovi che la barca naufragata non si trovi, qualche dubbio nasce, qualche indagine, diciamo, dalle autorità del luogo viene fatta, ma soprattutto c'è questo nonno, un ragazzo di 13 anni, che si improvvisa detective e comincia a cercare di capire cosa può essere successo. Insomma, chiaramente tutto questo, come ripeto, nella splendida cornice di un'isola,
con tutte le dinamiche che possono esserci su una piccola isola di fronte a Lampedusa, quindi personaggi, pescatori, autorità civili, religiose e così via, e questo ragazzo che fa la sua piccola indagine che lo porta a un certo punto, perché è cocciuto, perché ha una sensibilità particolare, lo porta a trovare finalmente dove si è inabissata la barca a vela, e qui c'è una sorpresa che non vi rivelo, non faccio spoiler, ma è una sorpresa che darà un significato, in questo caso giallo, veramente giallo, al romanzo. Di Claudia Lanteri, L'isola e il tempo, sarà qui con noi lunedì prossimo, 2 settembre, Claudia. Mi farà piacere di incontrare una collega libraia, così capirò anche com'è che tanti librai diventano, trovino il tempo di fare anche gli scrittori e poi di promuovere i loro libri e poi di venderli e poi di continuare a fare i librai. È una caratteristica che invidio sinceramente, ma che invidio semplicemente per la capacità multitasking di questi colleghi, mentre io già difficilmente riesco semplicemente a vendermi i libri. Angelo Carotenuto, Viva il lupo Sellerio, anche questa è una bella storia. Le proposte di questa settimana sono accomunate dal fatto di essere storie che mi hanno colpito, che mi hanno intrigato e per le quali poi al consiglio seguirà anche molto probabilmente la lettura quando ce ne sarà il tempo, a proposito di scrivere libri, avere il tempo di scrivere libri, avere il tempo di leggerli e contemporaneamente avere il tempo di proporli e possibilmente di venderli. Angelo Carotenuto, Viva il lupo Sellerio. Allora, Viva il lupo, a parte la locuzione che a me piace moltissimo perché è il modo con cui rispondo a quello in bocca al lupo, lasciamo perdere se sia vero o meno perché si dica viva il lupo. A me piace pensare che quel fatto che il lupo prende in bocca i suoi cuccioli per difenderli mi piace moltissimo, e quindi mi piace che la risposta, piuttosto che crepi, lontano da ogni spirito animalista, diciamo sinceramente, ma mi piace molto invece questa spiegazione di protezione che il lupo ha nei confronti dei suoi cuccioli, come li difenda, e quindi come la allocuzione in bocca al lupo abbia un significato così, così forte e pregnante. Stop, tolto di mezzo questo inciso, Angelo Carotenuto con Viva il lupo ci racconta una storia attuale, moderna e di grande impatto anche dal punto di vista, tra virgolette, social. Di cosa si tratta? Viva il lupo è il titolo di una trasmissione televisiva, uno di questi talent, tipo Italia's Talent, X Factor chiaramente, e così via, e tanti altri che hanno questo tipo di sviluppo televisivo. Lui è uno dei giudici, il protagonista, un cantante di un gruppo che è diventato famoso più che altro proprio per essere giudice di questa trasmissione. Lui si chiama, fa di cognome Purotti, lo chiamano Puro, ed è il Morgan della situazione, vogliamo dire così. Viene a conoscenza che una ragazza di 16 anni che nella settimana precedente aveva avuto un certo successo alle audizioni, ma che comunque era stata bocciata e quindi era stata rinviata a casa anche con il voto negativo proprio del protagonista di Puro, viene a conoscenza che questa ragazza il giorno prima, girando su un monopattino, è morta, è stata investita ed è morta.
C'è anche l'ipotesi che possa trattarsi di un suicidio e quindi curo forse anche dal punto di vista, cioè sicuramente con una reazione psicosomatica perde la voce, si sveglia la mattina e perde la, non ha più la voce e comincia a pensare anche alle decine di candidati di questi talent che vengono brutalmente, molto spesso anche giustamente, respinti, e che cosa le loro vite, come le loro vite cambino poi a seguito di questa bocciatura. Quindi cerca anche di recuperare la memoria dei tanti che lui stesso ha bocciato per capire che fine abbiano fatto, cosa sia successo. Quindi è un panorama abbastanza vasto, nello stesso tempo cerca di incontrare la famiglia della ragazza e qui scopre due personaggi particolari. Una donna, una nonna, che è una donna veramente eccezionale, e il fratello della ragazza che è, da un certo punto di vista, geniale nel suo porsi nei confronti del rapporto con le altre persone. Quindi un incontro di personaggi, un incontro di diverse sensibilità, e tutto nel mondo dei talent e quindi del social che ne deriva e così via. Molto molto interessante, scritto molto bene da Angelo Carotenuto, viva il gruppo Sellerio. Questo invece è un libro divertentissimo, veramente lo grida il lancio di copertina, di quarta copertina, si vede da pagina 1 a pagina 293. Io sono sempre scettico su questi lanci, sono andato a guardarmelo e sinceramente qualcosa è vero, cioè ho trovato occasioni di sorriso e anche di qualche risata piena in questo libro di Roberta Casasole, Donne di tipo 1, un romanzo chiaramente al femminile, ma le donne di tipo 1 sono quelle afflitte da sindrome premestuale perenne, cioè loro disprezzano il mondo, disprezzano gli uomini e non ne fanno mistero in tutti i loro atteggiamenti. Anche la copertina con questa donna, con una accetta in mano, bene o male dà un senso a questo titolo. E in particolare la protagonista, bellissima, intelligente, ricca di interessi e così via, ha questo grande problema di essere un'assistente universitaria, il cui professore, ormai di 75enne, ormai anche tra l'altro abbastanza lontano dalle realtà letterarie moderne, comunque poco aggiornato e lontanissimo dai gusti invece della protagonista, non ne vuole sapere né dal punto di vista proprio amministrativo né dal punto di vista fisico di lasciare libera la sua cattedra a un assistente diciamo sicuramente più preparata e che comunque chiaramente, come vi dicevo prima, lo odia e che mette in campo tutte le sue capacità per risolvere questa situazione. Lasciamo così il plot narrativo, il resto ve lo scoprite e vi assicuro che ve lo scoprirete sorridendo e in alcuni casi ridendo. Roberta Casasole, Donne di tipo 1, perfettamente. Un altro tipo di donna, e questa è veramente una novità arrivata proprio in questi giorni, è già in testa alle classifiche di vendita almeno di questa libreria, perché l'autore è un amico e io ci sto fin dai suoi esordi, Domenico Dara, Liberata. Un bel romanzo edito da Feltrinelli,
Domenico è da sempre uno degli autori che le lettrici, le soci di Io ci sto preferiscono, ha presentato gran parte dei suoi romanzi qui da noi, lo incontriamo spesso in manifestazioni anche diciamo, al di là del discorso di Io ci sto, e quindi questo suo romanzo Liberata sicuramente sarà presentato qui da noi, sicuramente avrà un grande successo, e comunque Domenico ormai è uno dei diciamo degli scrittori che più sono in testa alle preferenze del pubblico, non solo appunto di Io ci sto, ma in generale. La storia Liberata è una donna, una ragazza agli inizi degli anni 70, tra la fine degli anni 60 e inizi degli anni 70, che in un paese del meridione non identificato, ma chiaramente Domenico è calabrese, quindi possiamo pensare che si tratti di un paese della Calabria, Liberata diciamo, ha un lavoro abbastanza vago di dattilografa e ha soprattutto una grandissima passione, i fotoromanzi, Bolero, Grand Hotel e tutto quello che poi è nella galassia dei fotoromanzi di quegli anni, ce ne erano tanti, tantissimi. E all'interno del discorso dei fotoromanzi, quindi chiaramente anche il suo modo di vedere la vita, il suo modo di vedere l'amore è influenzato da questa sua passione. All'interno di questa passione c'è una passione particolare per uno di questi attori dei fotoromanzi, è un nome che per qualcuno avrà ancora un significato e un ricordo abbastanza preciso, che è quello di Franco Gasparri, del quale lei fa quasi un idolo, un mito, un santino, e all'interno di questa situazione e soprattutto consideriamo fine anni 60, inizio anni 70, quindi gli echi del 68, i primi autunni caldi, le prime lotte, cioè le prime, la lotta di classe di quel periodo, il terrorismo e così via, che poi culminerà nelle stragi e nel terrorismo poi di sinistra, di Brigate Rosse e così via, in questa atmosfera, quindi in questa temperie culturale e sociale, si muove la storia d'amore improvvisa che Liberata ha con un giovane meccanico che lei cerca di vivere come se fosse appunto un fotoromanzo, ma che ha tutt'altri risvolti. Domenico è bravissimo dal punto di vista della descrizione dei personaggi e delle loro pulsioni più segrete, e quindi il romanzo si rivela poi un vero e proprio inno all'amore, alla ricerca dell'amore e alla ricerca della sessualità e soprattutto alla ricerca dell'identità femminile, che in quegli anni aveva un certo significato. Per cui il nome alla fine, visto che Liberata è il nome della protagonista, ma alcuni, visto il suo diciamo la sua infatuazione per i fotoromanzi e per appunto, come vi dicevo, Franco Gasparri, la chiamavano invece che Liberata in bambolaca, mentre invece alla fine del romanzo Liberata avrà un suo significato anche dal punto di vista personale e di riscatto generazionale e di genere. Domenico Dara, Liberata,
per Feltrinelli, uno degli autori che io prediligo e non ne ho mai fatto mistero, e che tra l'altro appunto questa mia preferenza bene o male denuncia la mia anzianità di lettore e di libraio, è Giuseppe Marotta. Giuseppe Marotta, alunni del Sole, gli alunni del Tempo, Carosello Napoletano, da cui sono stati tratti tanti anche quei meravigliosi film quasi a cavallo del neorealismo italiano. Giuseppe Marotta è giornalista, Giuseppe Marotta critico cinematografico, e Giuseppe Marotta soprattutto, che è stato tra virgolette riscoperto, ma riproposto con amore, con affetto e con grande coraggio editoriale da Polidoro, editore, da Alessandro Polidoro in particolare, e da tutti i ragazzi della sua scuderia, che è tra le più attive e le più giovani nel mondo editoriale anche napoletano. Questo è il caso di Le Bellissime di Giuseppe Marotta. Sono Le Bellissime sono Marilyn Monroe, Brigitte Bardot e Sophia Loren, tre personaggi iconici, tre meravigliose attrici, tre meravigliose donne che danno diciamo attraverso le interviste che sono pubblicate, dei piccoli saggi di Giuseppe Marotta, danno anche il senso di quello che è il mondo del cinema degli anni 60, 50, 60 e del fenomeno del divismo, soprattutto legato a questi tre mostri sacri della bellezza e del cinema internazionale. Le Bellissime, Giuseppe Marotta, Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, Sophia Loren, edizioni Polidoro. Libretto agile, bello da leggere per chi ricorda queste meravigliose attrici e le ricorda il loro fulgore, e per quanto riguarda fortunatamente alcune di loro sono ancora tra noi a raccontarci di bellezza e di splendidi episodi cinematografici. Angelo Langella non poteva mancare alla ripresa, un accenno a Pasqualino Langella, che è libraio, amico, combattente per la liberazione di Cortalba e per la trasformazione di Cortalba in qualcosa di nuovo e di culturalmente valido, lontano dai ricordi nostalgici, inutilmente nostalgici del passato, quando c'è qualcosa di nuovo, di vivo, di pulsante da raccontare nel presente e speriamo anche nel futuro, e la sua capacità anche editoriale. Vi ripropongo quello che secondo me è, diciamo, il libro a cui lui è più affezionato e poi è più orgoglioso, che è questo O punto da gallina e do gatto camparai a Rouen. È la traduzione della Gabbianella e il gatto di Luis Sepúlveda. È un grande scoop, è un grande colpo editoriale fatto da Pasquale Langella, che ha avuto il coraggio di proporsi con questa traduzione affidata a Claudio Pennino, illustrata da Federica Ferri con degli acquarelli splendidi che diciamo impreziosiscono il volume, e soprattutto quello di riproporre un grande classico, presentarsi da piccolo editore con la capacità di riproporre un grande classico, chiaramente non soltanto dedicato ai bambini e ai ragazzi in questo caso, ma anche ai cultori della lingua napoletana, e lo ha fatto con coraggio, e credo che
il coraggio sia stato più che premiato, quindi è giusto che Pasquale sia orgoglioso di questa sua, produzione, e quindi a me fa piacere ancora una volta proporvela e invitarvi alla lettura e chiaramente soprattutto all'acquisto, sia da Pasquale a Portalba, così fatevi una passeggiata a Portalba, tra le librerie di Portalba che stanno rinascendo con manifestazioni, con presentazioni all'aperto, e speriamo che a breve ci siano anche quelle che saranno curate dalla nuova Saletta Rossa quando ci sarà, ma intanto andate a fare una passeggiata a Portalba, entrate in libreria L'Angella, non chiedete libri scolastici perché altrimenti L'Angella vi caccia dalla libreria, ma chiedete di vedere e possibilmente di acquistare O punto da Galina e Do Gatto Campanaria a Vula di Ulisse Sepulveda, edizioni L'Angella. Uno dei libri più venduti, controversi, discussi e comunque premiati della passata stagione editoriale è Apeirogon di Colm McCann. Era la storia, non so se vi ricordate, di due papà, un israeliano e un arabo, alle prese con tutte le difficoltà che significa vivere in una realtà come, penso fosse la Gerusalemme, quindi una realtà difficile da gestire, di convivenza, di lotta religiosa, di lotta politica e quant'altro, che vengono accomunati purtroppo questi due padri dalla morte delle due figlie per motivi legati proprio alla, alla eterna contrapposizione di arabi e israeliani. Apeirogon fu un romanzo saggio di grande impatto, e sulla stessa scia, cioè quella del romanzo saggio, nel senso che si parte da fatti veri, eventi accaduti, da interviste di Colm McCann e dall'analisi della periodo politico in cui i fatti avvengono e delle reazioni internazionali che li accompagnano, in questo proprio narrativo lui inserisce anche una parte romanzata che rende il volume più leggero da un certo punto di vista, dal punto di vista del lettore, perché lo accompagna anche con una storia che, per quanto drammatica, è ben raccontata, e quindi dà la dimensione del romanzo, nello stesso tempo raccontando cose realmente accadute. E quello che succede con questo Una madre, che lui scrive con Diane Foley. Diane Foley è la mamma di Jim Foley, quel giornalista americano che fu rapito nel 2012 e decapitato dall'ISIS. Una storia tremenda, una storia di una ferocia politica, di oltranzismo religioso, di assoluto odio e di assoluta amoralità. E lui, Colm McCann,
insieme alla mamma del giornalista, cerca di capire perché qui tutto questo sia successo. E come lo fa? Lo fa prendendo a spunto l'incontro che la mamma di Foley ebbe con uno degli assassini del figlio quando fu catturato, processato e condannato. E quindi dall'esperienza proprio della mamma lui trae il filo narrativo di questo romanzo, di grandissimo interesse, di grandissimo impatto, e soprattutto poi nell'ambito della letteratura americana scritto con grandissima capacità narrativa. Colm McCann con Diane Foley, una madre ed il fratello neri. E infine io chiudo con quello che è una riproposta, è il libro, diciamo, non novità, non legato a logiche editoriali, ad amicizie personali del libraio o a qualunque altra cosa che possa riguardare questo il modo di trattare i libri in libreria, più venduto in questa libreria, diciamo, a parte appunto i bestseller, le novità, i libri, diciamo, dei grandi autori moderni che si avvicendano in libreria con un avvicendamento appunto anche troppo veloce, mentre invece questo nell'ambito della, diciamo, delle vendite in libreria è quello che più mi soddisfa, perché è il consiglio che io do a chiunque voglia entrare in libreria e chiedermi un consiglio di un romanzo particolare, di un romanzo diverso, di un romanzo scritto bene, ed è Malacqua di Nicola Pugliese. È un caso editoriale vero e proprio. Malacqua fu letto per la prima volta da Italo Calvino, fu amato subito da Italo Calvino. Italo Calvino chiese a Nicola Pugliese di poterlo pubblicare con Einaudi, casomai cambiando qualche cosa. Nicola Pugliese gli strappò il manoscritto dalle mani, disse non si cambia niente. Italo Calvino accettò anche il fatto che non si cambiasse niente e lo pubblicò con Einaudi, lo ripubblicò all'inizio degli anni 70 di nuovo sempre con Einaudi, poi il libro sparì completamente sia dal catalogo che dalle librerie, fin quando non fu ripreso da quel grande editore napoletano che era Tullio Pironti, e quindi ha avuto una seconda vita con Tullio Pironti, e infine, sparito anche in questo caso per l'ennesima volta, ritrovato e ristampato e riproposto da Bompiani, ed eccolo qui. Malacqua, quattro giorni di pioggia nella città di Napoli in attesa che si verifichi un accadimento straordinario. È qualcosa di particolare, la città che viene sommersa dall'acqua, da questa pioggia incessante che purtroppo negli ultimi anni è diventata anche qualcosa di abbastanza comune. Forse negli anni appunto in cui è stato scritto il libro era veramente un accadimento straordinario, quattro giorni di seguito di pioggia, e la città che sprofonda in se stessa, inghiottita quasi dalle acque, con dei crolli, con delle sparizioni, c'è qualcosa anche di esoterico all'interno di questo volume, qualcosa di giallo, ma c'è soprattutto una città che è come sospesa, abituata al sole, paese col sole e così via, che in questo periodo di pioggia, di buio, di grigio, è quasi sospesa, appunto, come dice lo scritto di copertina, in attesa che qualche cosa succeda. E quel qualcosa succede, e quel qualcosa è scritto molto molto bene, e quel qualcosa io ve lo consiglio. Nicola Pugliese, Malacqua. Se volete leggere un libro bello, è lontano appunto, come vi dicevo prima, dalle logiche editoriali, dalle mode del momento e così via, questo è il libro giusto.
Questo è il vero consiglio che vi dai. Nicola Pugliese Malacqua, edito da Bompiani. Tornando indietro velocissimamente, Colm McKenna, una madre, sulla storia di Jim Foley, rapito e barbaramente ucciso da Ulysses, la coraggiosa proposta editoriale, che è stata un coraggio premiato dal successo editoriale di Pasquale Langella, Luis Sepúlveda, la traduzione in napoletano della Gabbianella e il gatto, ovunque la gallina e do gatto camberai a volà. Edizione di Langella. Per Polidoro, anche lui, coraggiose proposte e riproposte editoriali, in questo caso Giuseppe Marotta, con questi tre volti meravigliosi, iconici del cinema internazionale e del cinema al femminile, Marilyn Monroe, Lucie Bardot e Sofia Loren, a questo punto visto che mettiamo l'accento sull'ultima, queste tre meravigliose attrici raccontate da Giuseppe Marotta per Polidoro, il nuovo di Domenico Dara, che sarà sicuramente uno dei grandi successi, uno dei libri più venduti e attualmente già il più venduto in questo inizio dello scorcio di settimana qui in libreria del Ci Sto, Liberata. Un'altra donna, una donna completamente differente da Liberata, è quella raccontata da Roberta Casasole in Donne di tipo 1, e qui c'è da divertirsi veramente, da sorridere e da ridere, come dicevo prima, io l'ho fatto e quindi lo confermo. Questo Viva il lupo, che è il titolo di una trasmissione di un talent dedicato ai cantanti e dove appunto si analizza il mondo proprio dei talent e soprattutto di quello che succede a quelli che non riescono ad andare avanti, e ce lo racconta Angelo Carotenuto per Sellerio. E infine l'appuntamento di lunedì prossimo con Claudia Lanteri, L'isola e il tempo, questa storia che è all'interno chiaramente di una cornice particolare, di un'isola di fronte a Lampedusa, di tutto quello che significa la piccola isola, le sue dinamiche interne, sconvolte da un avvenimento tragico che poi si risulta essere un avvenimento anche dai toni fortemente gialli. E questo ce lo racconterà Claudia Lanteri lunedì prossimo alle 18 nella prima presentazione di ripresa delle presentazioni qui in libreria di Io ci sto. Come tutto, come anche questa trasmissione, voi potrete seguirla, è un servizio in più che vi diamo, che vi regaliamo, come tanti regali che noi facciamo a questa città, a questo quartiere, a chi ci segue. Potete seguirlo anche da casa sulla pagina di Io ci sto dove siete adesso, ma io vi invito, ormai non so più come dirlo, a venire qui in libreria ad animare con le vostre domande, con le vostre richieste, con le vostre riflessioni la vita di Io ci sto, non soltanto per quanto riguarda le presentazioni dei libri, ma anche per tutto quello che è la sua vita quotidiana. Tra l'altro siamo vicini a una tornata elettorale, va eletto il nuovo consiglio direttivo di Io ci sto, c'è bisogno di impegno, di partecipazione, non dimenticate quello che significano queste tre parole, Io ci sto, e cercate di applicarle anche nella vita quotidiana della vostra libreria preferita. Ciao!